Madonna, la Sagra alla Neretese, un fiore all'occhiello della cucina locale neretese. Ci teniamo moltissimo e ogni anno aumenta, anche la gente è entusiasta, quindi è un piatto certamente prelibato. Ma quali sono le origini di questo piatto? Le origini di questo piatto, allora, nella transumanza portavano, no, il bestiame al mare, magari le pecore, le capre, però la capra è quella più antipatica a tenere, e nel ritorno lasciava le capre della Val Vibrata e noi davamo in cambio i pomodori, no? Che era lo scambio, no? Ci stava. E allora con queste capre che ci ha fatto in Neretese ci ha inventato questo piatto che non fa nessuno in Italia, è unico in Italia ed è un piatto riconosciuto dalla Regione Abruzzo. Sono in compagnia di Franca, vicepresidente, ma anche cuoca, che adesso ci dirà qual è il segreto della capra alla Neretese, quali sono gli ingredienti e tutti i passaggi. Io posso dire gli ingredienti, però il modo di cottura è molto lenta, molto è difficile la cottura, non gli ingredienti, perché gli ingredienti sono semplicissimi. Allora, facciamo una ricetta per quattro persone. Per quattro persone ci vogliono 2 kg di capra. Ci vuole il pomodoro fresco, peperone, olio d'oliva e cipolla. Niente, chiodi di garofano, niente di più, solo dopo è la cottura, la preparazione che è molto lenta, molto difficile da fare.